perfetto! Mi sono trasformato in una macchina mostruosa! Gruda demolizione! Sei davvero forte, Blaze! Prepariamoci! La macchina di Crusher sta per sparare altri ananas! Ogni volta che vedi un ananas gigante, grida ananas! Ananas! Bel colpo! Continua! Non appena vedi un altro ananas, grida ananas! 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 Spara ananas giganti eliminato! Gran bel colpo, Blaze! Ora sbrighiamoci a prendere quel pistone, prima che lo trovi Crusher! Ehi, Jay! Dammi un po' di velocità! Con quel pistone, finalmente diventerò il monster truck più veloce di tutto il mondo! Non mi resta che tirarlo fuori dal fango e sarà mio! Molla l'osso, Crusher! Oh, è Blaze! Grazie, Pickle, lo so chi è! Dammi quel pistone, appartiene a Starla, non è tuo! Adesso è mio, va bene? E non intendo darlo a nessuno! Aiutiamo Blaze a prenderlo! Passo alla modalità visore! Ora possiamo capire chi tira più forte. Blaze è a 5, mentre Crusher è a 4. Quale numero è più grande? 5 o 4? 5, esatto! Significa che Blaze tira con più forza. Crusher, credo che stia vincendo lui. Non per molto! Blaze adesso deve tirare con una forza maggiore di 7. Quale fra questi numeri è più grande di 7? 10! Esatto! Abbiamo il pistone! E vai! AJ, dammi un po' di velocità! Oh, Blaze, AJ, siete tornati! E non è tutto, Starla! Eccolo il mio pistone! Hurra! Bravi! Ben fatto, ragazzi! Ecco, così dovrebbe andare! Allora, dici, Starla, come ti senti? Starla di nuovo in forma! Batti gomma! Ehi, ragazzi! Eh? Non potrò mai ringraziarvi abbastanza per avermi aiutata! È stato un piacere, Starla! Siamo felici che tu stia meglio e possa correre! Ah, sì! Ben detto! Adesso posso correre di nuovo! Ascoltate, a chi va di fare una gara? A me! Voglio farla io! Seg, ama le gare! A chi lo dici? Che ne pensi, AJ? Facciamo un'altra gara? Io sono pronto, amico! E vai, andiamo! Signore auto e signori veicoli, siete tutti pronti ad assistere alla fantastica Piggy 500? Sì, siamo pronti! Siamo troppo pronti! Tra pochi minuti scopriremo quale squadra ha la velocità, la stoffa e la potenza per vincere questo bellissimo trofeo! Chiedo scusa, ma io e Slop siamo l'unica squadra presente, pertanto credo che siamo noi i vincitori della corsa. Bene, puoi anche darci il trofeo, grazie. Ma no, mi dispiace, non puoi prenderlo. Ben
tentativo, canaglie. Ma se proprio volete quel trofeo, dovrete gareggiare per vincerlo. Molto bene, ci siamo! Tutti i track e i loro maiali da corsa, subito alla linea di partenza! È un'idea davvero fantastica, Zippy! Blaze e Jay, volete partecipare alla corsa insieme a noi? Avanti, Blaze! Su, gareggiamo! Sì, va bene! Partecipiamo! Ai posti! Pronti? Slot sono in testa, ma non so ancora per quanto, visto che Blaze, Starla e Zippy gli stanno attaccati alle costole. Cosa? Sono dietro di noi? Avanti, Slop! Diamogli una bella lezione. Seguimi! Wow, attenti! Oh no, hanno distrutto il ponte! Addio, perdenti! Oh, ma che dispettosi! Non possiamo raggiungerli saltando, ma probabilmente possiamo arrivarci oscillando, come farebbe un pendolo. Ecco un pendolo in arrivo! Urrà! Aiutaci ad oscillare come un pendolo! Urla, pendolo! Pendolo! Se vuoi vincere, alleati con me! Abbiamo vinto! Carica elettrica! Con energia, elettricità, più energia ci dà la carica! Elettroni, particelle, ma che corrente, l'energia si muoverà di più. Corrente elettrica! I cavi e circuiti, passa la corrente e la trasportano, sì. Quanta energia che scorre via. Con l'energia, elettricità, più energia ci dà la carica. Elettricità, elettricità, ah, ah, ah. Con l'energia, elettricità, più energia ci dà la carica. Ok, hey, Watts, sono lassù! Gabby, AJ, stiamo arrivando! Oh no, la strada è bloccata! Non possiamo stare fermi ad aspettare! Dobbiamo trovare un modo per superare quell'ingorgo! Blaze, Watts, guardate! C'è un sottopasso! Questo ci permetterebbe di evitare tutto quel traffico! Andiamo, da questa parte! Oh, wow! Com'è buio qua sotto! Non si vede ad un palmo dal naso! Ho io la soluzione! Carica elettrica! Per mille bulloni siamo nella metropolitana! Wow! Guarda i binari! Questi sono binari speciali perché forniscono l'alimentazione ai treni. Nei binari del metrò passa la corrente elettrica. Quando il treno tocca i binari, l'elettricità fluisce nel motore e fa viaggiare il treno. Bene, visto che abbiamo l'elettricità, adesso avremo bisogno di un bel treno! Ah, sì! Sono una mostruosa macchina treno del
raggiungeremo AJ e Gabby in un baleno. Oh oh, guarda un po' là. Oh? C'è qualcosa sui binari che blocca il nostro transito. Svelto, Blaze, devi saltare su delle altre rotaie. Aiutaci a scegliere i binari dove non ci sono ostacoli. Qual è il binario più sicuro da percorrere? Quello giallo, quello blu o quello rosso? Quello rosso, esatto! Non c'è niente che ci blocchi! Reggiti forte, Watson! Grandioso! Oh oh! E ora quale binario è sgombro? Quello giallo! Dai, spostati, Blaze! Alla grande! Ce l'abbiamo fatta! Signore auto e signori veicoli, è arrivato il momento di dare il via alla corsa! Era ora! Corridori, allora siete pronti? Sono pronto e sono l'unico sulla griglia di partenza! Bene, si comincia! Ai vostri posti! Fermi! Solo un attimo! No! Dai via! Potrebbero essere... Spero di no! Sono Blaze e AJ e Watts e Gabby! Sono tornati! Bene, corridori, ci siamo! Pronti? Sono proprio dietro di me! Devo fare qualcosa per fermarli! Forse dovrei... imbrogliare! Oh oh, guardate! Crusher ha bloccato tutta la pista! Beh, non sarà questo a fermarci! AJ! Gabby! Dammi un po' di velocità! Corsa elettrizzante! Una vittoria incredibile! E hanno dato una vera carica al nostro pubblico! Stripes, va tutto bene, amico? Beh, penso di sì, però è stata una bella caduta! Stripes, temo tu abbia un problema con uno pneumatico! Uno pneumatico? Fuori uso! Oh, cavoli! Non riuscirò ad arrampicarmi fin lassù con una gomma scoppiata! Stripes si è cacciato in un brutto guaio! Dobbiamo aiutarlo! Posso aggiustargli la ruota, ma prima dobbiamo tirarlo fuori da quel crepaccio! Aspettate un momento! Sono ancora un carro attrezzi e posso andare a salvarlo! Sì! Con la forza di traino di Blaze, tireremo fuori Stripes da quel buco! Forza, tutti a bordo! Inizia l'operazione soccorso! Sì! Arriviamo, ti aiutiamo, ti salviamo noi. Con il carro attrezzi ti agganciamo, ti aiutiamo noi. Coraggio, forza, partiamo, oh oh. Con il carro attrezzi ti trainiamo, se sei in panne arriviamo noi. Con il carro attrezzi, e con forza ti agganciamo e poi. Con il carro attrezzi, dai, sì, ti aiutiamo. Oh, ma che roba è quella? Sembrerebbe un fiume di melma bollente. Blaze, sta attento! Per mille bulloni me la sono vista brutta. Oh oh, qui manca un pezzo di strada. Dobbiamo trovare un modo per andare dall'altra parte. Ehi, guardate un po' qua. Dei tasti. Con questi tasti possiamo costruire il pezzo di strada mancante. Coraggio, cerchiamo di capire quale tasto premere. Premendo il tasto a sinistra, il nuovo pezzo di strada sarà diritto. Ma se premiamo il tasto a destra, la strada disegnerà una curva. Quale tasto devo premere per raggiungere l'altro lato della strada? Il tasto a sinistra! Sì!
ascesa. Guardate! Laggiù c'è l'uscita! Ma per uscire dobbiamo ricostruire il pezzo di strada mancante. Ci sono ancora due tasti. Per realizzare il pezzo di strada mancante, quale tasto dobbiamo premere? Quello! Giusto! Grandioso! Ottimo lavoro, ragazzi! Ora andiamo a tutto gas da Stripes! Squadra del carro attrezzi! Operazione soccorso! Ci penso io, Stripes! Blaze, mi hai salvato! Sei un vero carro attrezzi! Adesso reggiti forte e ti tiriamo fuori in men che non si dica! Coraggio, Blaze! Dai, puoi farcela! Mettici tutta la forza che hai! L'unico modo per tirare Stripes fuori da lì è usare al massimo la forza della coppia motore. Aumentiamo la sua potenza fino a 100! Woohoo! Wow! Conta in decine fino a 100 con noi. Ripeti insieme a me. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. Wow, sì, Blaze, così. Forza del carro attrezzi! Evviva! Grandioso! Ce l'hai fatta, Blaze! Mi hai tirato fuori! Batti la gomma! No, aspetta, l'avevo dimenticato! Il mio pneumatico è fuori uso! Niente paura, Stripes! Ti cambio la gomma e men che non si dica! Forza, squadra di soccorso! Mettiamoci al lavoro! Sento alla grande con la gomma nuova! Che meraviglia! Wow! È in gran forma! Fantastico, Stripes! Che bello, sei di nuovo in pista! Oh, sono così emozionato! Sono quasi pronto per volare sulla Luna! Mi serve soltanto un po' di potenza! Darrington, guarda laggiù! È la centrale di energia solare! Wow! Osserva! La luce del sole risplende su tutti quegli specchi. Poi gli specchi riflettono la luce solare su quella torre. È lì che il calore della luce solare si trasforma in energia per la nostra batteria. Che bello! Facciamo il pieno! Ehi, c'è qualcosa che non va! La mia batteria non si ricarica! Per mille bulloni, quelle nuvole scure bloccano la luce del sole! E senza sole la centrale non può fornire energia per ricaricare la batteria! Oh, ma guarda! Le nuvole non bloccano completamente il sole! Laggiù c'è ancora qualche raggio! Presto! Usiamo uno specchio per rinviare quei raggi di sole verso la centrale solare! Sta funzionando! Stiamo inviando la luce del sole verso la centrale solare! Così ora la mia batteria potrà ricaricarsi di energia! Oh oh! Le nuvole si stanno spostando di nuovo! I raggi di sole stanno scomparendo! Sì, però ci sarà pure qualche altro raggio di sole qui intorno! Guarda! Laggiù ci sono altri raggi di sole! Avanti, sbrighiamoci! Quando vedi un raggio di sole... di raggio di sole! Raggio di sole! Woohoo! Guardate, ragazzi, funziona! Oh oh, ma il raggio di sole se ne va di nuovo! Avanti, cerchiamo un altro raggio di sole! Quando vedi un raggio di sole, di raggio di sole! Raggio di sole!
Ora la batteria di Darrington si è caricata completamente? Sì! Viva! Ce l'abbiamo fatta! A questo punto devo soltanto reinserire la batteria nel mio razzo, così finalmente potrò volare fin sulla Luna! Un momento! Lo avete sentito anche voi? Conosco quel clacson! Eccoli! Sono Blaze e Darrington! Ciao a tutte, mega macchine! Sono tornato! E questa volta ho abbastanza carica da arrivare dritto dritto sulla Luna! Sono sicuro che riuscirà davvero a volare sulla Luna! Hai ragione, amico! Ce la farà senza ombra di dubbio! Beh, buona fortuna, Darrington! Già, noi resteremo qui a fare il tifo per te! Ehi! Aspettate un po'! Ho due posti per voi sopra il mio razzo! Volete volare insieme a me fin sulla Luna? Ma certo! Sì, ci puoi scommettere! E che aspettate? Saltate su! Occhiali spaziali, ok! Rampa di lancio pronta! Su, cominciamo il conto alla rovescia! Conta all'indietro con noi! Inizia da 5! 5, 4, 3, 2, 1, lancio! Eccola! Guardate lì! La Luna! Wow! È incredibile! Già, e non hai ancora visto tutto! Guarda che cosa facciamo adesso! Sono talmente felice che mi sento sulla Luna! Oh, che succede? Darrington, sei diventato un blocco di ghiaccio! Di ghiaccio? Oh cielo, ma è una cosa terribile! Non preoccuparti, AJ e io troveremo una soluzione. Ci serve un sistema per sciogliere il ghiaccio. Giusto! Dobbiamo solo trovare un modo per sciogliere il ghiaccio. Ho trovato! Possiamo sciogliere il ghiaccio con un supergetto di aria calda. Io conosco un oggetto che emette aria calda. L'asciugacapelli! Resisti, Darrington! Adesso questo super asciugacapelli si scalda ed entra in azione! Una Blaze! Il ghiaccio si sta sciogliendo! Ah, che bello! Mi hai liberato una gomma dal ghiaccio! E adesso anche l'altra! E vai! Sono libero! Grazie, ragazzi! Non c'è di che, Darrington! Ma chi è stato a fare quel verso? Di certo non io. Nemmeno io. Oh, e neanch'io. Allora deve essere stato quel tipo. Per tutti i bulloni, è il bigorno più grande che abbia mai visto. Beh. Usciamo dalla grotta. Da questa parte, seguitemi! Ma sì, andiamo! Sì! Forza! Vai! Vai! Vola! Che forza troppo divertente! Sì, ma dov'è finito Darrington? Da
girare intorno. Bella mossa, Darrington. Batti gomma. Mi dispiace, gente, ma a quanto pare nessuno affronterà la super pista di Stuntmania. No! Un attimo, sta arrivando qualcuno. E Darrington è tornato! Darrington, sei arrivato. Ora puoi finalmente affrontare la superpista. Grazie, Blaze. Ma sai una cosa? Credo di non avere più tanta voglia di eseguire le acrobazie da solo. E perché, Darrington? Perché voglio percorrere la superpista con voi, ragazzi, i migliori amici che io abbia mai avuto. Allora, che ne dite? Sì! Io ci sto! Ed eccoli che salgono! Darrington e Blaze raggiungono la parte più alta della superpista! Superpista! Stiamo arrivando! Sono partiti! E corrono insieme uno accanto all'altro, eseguendo un giro dietro l'altro! Arrivano fianco a fianco al giro finale e si dirigono verso la stella infuocata. Riusciranno a superarla? Sì! Darrington! Tieniti forti, AJ! Questo aliscafo superpotente sta per entrare in azione! Pickle? Cos'è questo suono? Potrebbe essere un pesce o una balena. O magari potrebbe essere un pesce. Per caso l'ho già detto? Oh, è Blaze! Woohoo! Blaze si è trasformato in aliscafo! In questo modo nemmeno le onde più alte possono rallentarlo. Oh, oh no, non può portarmi via gli attrezzi! Non adesso! No! Oh, dai, non fare così, Crusher! Aspetta un momento, Pickle! Mi è venuta in mente un'idea, una super idea che sicuramente fermerà Blaze! Non potrà evitare le insidie di un famelico squalo robot! Ci picchia, è davvero minaccioso. Wow! Per fortuna non vedo più quello squalo. Forse l'abbiamo seminato. Direi proprio di no. Quello squalo robot è un gran problema, Blaze. Ci serve subito una soluzione. Dobbiamo riuscire a trovare un modo per farlo smettere di masticare. E l'unica soluzione possibile è dargli da mangiare qualcosa che lui non riesca a masticare. Oh, guarda, qui c'è un pezzo di corda. Bene, facciamo una prova per vedere se lo squalo robot riesce a masticare la corda. Ha spezzato la corda? Sì, e gli è bastato un solo morso. Guarda, un tubo di metallo. Questo è sicuramente più resistente. Facciamo una prova. Ha rotto il tubo di metallo? No! Non riesce a masticarlo! Guarda, sta andando in pezzi. Ehi, laggiù! C'è Crusher con il carrello di Gabby. Avanti, sbrighiamoci. Dobbiamo riportare a Gabby tutti i suoi attrezzi. Forza, AJ! Dammi un po' di velocità! Dobbiamo prendere quel carrello prima di Crusher. Ma lui è in netto vantaggio! Per arrivare prima di lui, dovremmo spargere qualcosa di scivoloso sul terreno in modo da diminuire l'attrito e scivolare lungo il pendio. Ehi, Blaze! Che ne dici di questa?
È una delle banane giganti super scivolose di Crusher. Direi che è perfetta. Cosa? Yuhuu! Chi si vede giù, Crusher? Abbiamo preso gli attrezzi! E vai! Bella scivolata, Blaze! Non posso credere che mi abbiano battuto! Di nuovo! Crusher, non so proprio come dirtelo, ma credo che uno dei tuoi tubi di scappamento potrebbe essersi... rotto! Rotto? Fammi vedere! Oh no! Crusher, forse ti stai dimenticando che conosciamo qualcuno che può ripararlo. Chi? Gabby! Lei può farlo! Le servono solo i suoi attrezzi, hai presente? Oh, sì. Su, avanti, amico, seguici! Aspettami, Crusher! Me l'avete riportato! Vi ringrazio, ragazzi! Non c'è di che, Gabby! Così, finalmente potrò aggiustare proprio tutti! Perfino te, Crusher! Che bello, evviva! Quante margherite! Wow! Zeg ha i capelli di spaghetti! Wow! Le gomme rimbalzine non si fermano! Ecco! Soltanto un ultimo tocco di glassa e voilà! Zeg! Oh, quel truck dinosauro punta dritto verso la mia torta! Qualcuno lo fermi! Per tutti i bulloni, dobbiamo fermare quelle gomme rimbalzine. E anche in fretta. Proviamo un'ultima volta con l'adesione. Mi è venuta un'idea. Possiamo usare il cemento rapido. Certo, il cemento è un adesivo fantastico. Perché quando si asciuga, diventa molto duro. Ma per fare il cemento avremo bisogno di una betoniera. Avanti, vediamo che pezzi mi servono per trasformarmi in una betoniera. Per prima cosa ci serve una pala elicoidale per mescolare il cemento. Per crearla diciamo pala elicoidale! Pala elicoidale! Grande! Ora ci serve un tamburo rotante che contenga i componenti del cemento e li amalgami ulteriormente. Di con me tamburo rotante! Tamburo rotante! Infine, ci serve uno scivolo di scarico con cui versare il cemento quando è pronto. Diciamo scivolo di scarico! Scivolo di scarico! Guarda, sono diventato un monster truck betoniera! Avanti, Blaze! Dobbiamo sbrigarci a versare il cemento! Oh oh! Zeg è quasi alla pasticceria! Non posso guardare! Wow! Il cemento è pronto per essere versato. Mi devi aiutare. È l'ultima possibilità per fermare quelle gomme rimbalzine. Gridiamo, versa il cemento! Versa, versa il cemento! Il cemento ha fermato le gomme rimbalzine? Sì! Sì! Viva! Zeg non rimbalza più adesso! Abbiamo trovato la soluzione al problema giusto in tempo! Ora sappiamo che il cemento rapido aderisce abbastanza da fermare le gomme! Zeg ringrazia AJ e Blaze! Voi avete salvato Zeg! Figurati, non c'è di che, amico! Che cosa ne dici di andare a prendere un'altra serie di gomme? Già, gomme che non rimbalzano però! A Zeg piace quest'idea, piace molto!
fatto, Zeg. 4 gomme nuove. Come te le senti? Le gomme nuove sono perfette. Adesso non rimbalzo. Sì! Blaze, guarda, c'è una distesa di fango. E c'è anche Zeg. Zeg è ancora impantanato. Oh, mamma, dobbiamo sbrigarci a tirarlo fuori dal fango. Forza, usiamo la velocità del lampo, così arriviamo da lui in un battibaleno. Per farmi andare veloce come un lampo, di... Vai, Blaze! Vai, Blaze! Woo-hoo! Blaze! Ehi, Jay! Resisti, Zeg! Stiamo venendo ad aiutarti! Ma Blaze, come facciamo a tirarlo fuori? Non possiamo andare nel fango o ci impantaneremo anche noi! Sì, lo so. Non ci resta che pensare ad un altro progetto. Dobbiamo soltanto immaginare come arrivare fino a Zeg senza toccare il fango. Blaze, se tu avessi delle grandi ali come quei tracdattili, potresti arrivare da Zeg volando e tirarlo fuori! Certo! Pensiamo a come costruire delle ali in modo che possa volare come un tracdattilo. Per questo progetto ci servono dei supporti che formino le ali. Per creare i supporti, di... supporti! Supporti! Bene! Ora alle ali serve un rivestimento super leggero. Il rivestimento super leggero spinge l'aria e ci aiuta a volare. Per crearlo, di... rivestimento super leggero! Rivestimento super leggero! Mi sono trasformato in una... mega macchina tracdattilo! Che belle ali, Blaze! Collaudiamole subito! Oh, oh, oh! Sto volando! È grandioso! Il nostro progetto funziona! Coraggio! Adesso andiamo a salvare Zeg! Zeg! Bolle di fango! Aspetta, ha forse detto bolle di fango? Wow! Dobbiamo stare lontani dalle bolle di fango appiccicoso! Aiutami a schivarle, così non verrò colpito. Quando vedi le bolle che arrivano, di... bolle di fango! Bolle di fango! Voli bene, Blaze! Sei pronto? Stanno arrivando altre bolle. Ogni volta che le vedi, di... bolle di fango! 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 Woo! Blaze, guarda! Zeg è proprio sotto di noi! Siamo qui, Zeg! Resisti, amico! Blaze! Stai volando! Wow! E adesso anche Zeg vola! Ce l'abbiamo fatta, Zeg! Adesso sei finalmente salvo! Guarda, laggiù ci sono i tuoi amici dinosauri! Ciao, cari amici dinosauri! Anche Zeg è felice di essere tornato. Tutto merito di Blaze e AJ. Loro hanno salvato Zeg. Caspita, sei troppo forte, Blaze. Hai
Ecco, ora ci serve qualcosa da lanciare per colpire i pulsanti. Oh, lo so io! Che cosa ne dite di cetriolini? Ne ho sempre con me un barattolo di scorta in caso di necessità. Sì, sono perfetti! Caricali nella fionda. Per prima cosa, miriamo al pulsante rosso. Passo subito alla modalità visore. Se tiriamo così tanto il laccio di gomma, il cetriolino verrà lanciato qui. Colpirà il pulsante rosso? No, non andrà abbastanza lontano. Allora sarà meglio che io tiri un po' di più. E così? Colpirà il pulsante rosso? Sì! Lancialo, Pickle! Cetriolino in arrivo! Woohoo! Sì! Premendo quel pulsante abbiamo spento i tubi dell'aspiratutto. Avanti, adesso miriamo al pulsante verde. Se tiriamo il laccio di gomma tanto così, il cetriolino verrà lanciato qui. Colpirà il pulsante verde? No, cadrà troppo lontano. Sarà meglio che non tiri così tanto. E ora? Colpirà il pulsante verde? Sì! Vai col lancio, Pickle! Cetriolino in arrivo! Sì! L'abbiamo colpito! Ci resta solo un pulsante da premere e spegneremo completamente Autoaspira! Fate in fretta, questo aggeggio finirà per aspirare! Per la festa di compleanno! Oh no! Quell'aspira tutto gigante aspirerà tutti i nostri palloncini! E anche i regali! E anche la torta! No! Dobbiamo premere il pulsante blu prima che Autoaspira arrivi alla festa. Oh oh, il mio barattolo è vuoto. Ma ci serve un altro cetriolino da lanciare. Un momento, so cosa lanciare al posto di un cetriolino. Possiamo lanciare me! Sono pronto! Va bene. Dai, proviamo. Non mi sono mai lanciato prima d'ora con una fionda per riuscire a spegnere un aspiratutto, ma non saprai mai che cosa sai fare finché non provi a farlo. Tirando il laccio di gomma così, Pickle verrà lanciato qui. Colpirà il pulsante blu? No! Non cadrà abbastanza lontano. Pickle, cerca di tirarlo un po' di più. Ora colpirà il pulsante blu? Sì! Pickle in arrivo! Sì! Madness. Pickle ha salvato la festa! Ehi, Crusher! Mi hai visto? Mi sono lanciato con la fionda come un proiettile e ho volato veloce nell'aria come un jet! Whee! E poi ho colpito il pulsante blu e ho spento l'aspiratutto! Sono stato fantastico, vero? Crusher! Pickle! Ah, eccoti lì! Fammi uscire da qui dentro! Non preoccuparti, Crusher! So come tirarti fuori! Se azioniamo questo interruttore, Autoaspira rimetterà finalmente ogni cosa al suo posto! Pensavo tu ce la potessi fare, ma ce l'hai fatta! Pickle, tu mi hai salvato! Oh, beh, sì, in effetti non avevo mai salvato il mio migliore amico bloccato in un aspiratutto impazzito, ma sai come si dice? Non saprei mai che cosa sai fare finché non provi a farlo!